E allora il premio speciale Studi e Sport Fiamme Gialle per la 25esima edizione del premio Fair Play Menarini va a Sofia Fiorini. Ciao, ciao Sofia, vieni qua, stai attenta. Ciao Sofia. E insieme a Sofia io chiamerei subito qui anche il generale Vincenzo Parinello, comandante dei gruppi sportivi delle Fiamme Gialle, perché il premio viene proprio attribuito dalle Fiamme Gialle ed è studiato. Rimanga verso il microfono, generale. Le do del lei, vuole del lei o del voi? Va bene lei per il momento, faccia lei. Sofia. Sofia, allora, una medaglia di bronzo agli italiani di Rieti nella marcia. La marcia che ci ha visto anche trionfare alle Olimpiadi di Tokyo, che immagino tu abbia seguito. Sì, sicuramente. Le Olimpiadi sono servite anche a far conoscere di più questa disciplina che sicuramente non è molto nota e magari anche incentivarla già nell'età giovanile. E tu insomma ti stai districando tra lo studio e lo sport, come riesci a conciliare? Sicuramente sia il mio allenatore ma anche i miei professori mi danno una grossa mano e poi sfrutto tutto il tempo che ho a disposizione studiando anche se necessario in macchina. Ah, si fa, i sacrifici si fanno, vai, è una campionessa del mondo, lo sa cosa sono i sacrifici. Ricordo che Sofia frequenta il liceo scientifico Galilei di Poppi, provincia di Arezzo, perciò qua vicino. Non ti chiedo la media perché se danno il premio la media deve essere alta, perciò non dirla, sarà altissima, anzi sicuramente. Generale, allora, è stata un'annata meravigliosa. Intanto una comunicazione di servizio per Sofia, che sicuramente il premio prevede la targa, ma prevede soprattutto un weekend da passare presso il nostro centro sportivo, e comunico a Sofia che ad accoglierla ci sarà sicuramente Antonella Palmisano, la campionessa olimpica, così potrà wow. fare qualche grande insieme con lei. Pensa che emozione, cioè, Sofia, è una roba straordinaria. Sull'Olimpiadi io invece prenderei, se mi consenti, spunto da questo premio, che vuol significare, vuole sottolineare il fatto che si possa andare bene a scuola e che si possa fare sport ad alti livelli. E quindi noi lo sottolineiamo, lo diciamo con forza, però io approfittirei di questa occasione per dire che vorremmo che si facesse più sport a scuola, perché nessuno forse di voi sa che uno dei ragazzi della staffetta 4%, la staffetta che ha vinto la medaglia d'oro a Tokyo, composta per tre quarti, consentitemi questa botta di orgoglio, va bene, composta da tre atleti delle Fiamme Gialle, bene, uno di questi atleti, il meno conosciuto, Lorenzo Patta, è arrivato all'atletica grazie ai campionati studenteschi. Ecco, allora io mi auguro che chi ci ascolta, che chi ha la possibilità di intervenire in maniera incisiva, in maniera determinante, possa far sì che i campionati studenteschi, i nostri giochi della gioventù di quando eravamo giovani, possano tornare a quell'antico splendore. Chissà, forse già da Parigi potremmo avere qualche medaglia in più che viene proprio da questi ragazzi che grazie alla scuola cominciano a frequentare e a raggiungere risultati importanti nell'atletica. Bravo Vincenzo, sottoscrivo ogni tua parola assolutamente, anzi con l'evidenziatore di tutti i colori l'evidenzio. E oltre al premio c'è anche il diploma che viene consegnato da? Ti verrà consegnato il diploma da una grandissima campionessa, medaglia d'oro a Pechino 2008 nel judo, Giulia Quintavalle. Cioè, tanti medagliati e tanti campioni anche tra i premianti, non solo tra i premiati. Eccoci qua, mettetevi Sofia, vieni Vincenzo per la consegna del premio. Eccoci qua, perciò il premio a Sofia Fiorini, perciò diploma e premio. E se Giulia guadagni il microfono, c'è Rachele che ha una curiosità. Ce la fai? Dai il microfono a me. Sì, Giulia, giusto a chiederti che cosa consigli a una giovane atleta che vuole sognare in grande. Beh, diciamo che lei ha già iniziato bene perché ha già capito che non bisogna solo fare sport ma anche studiare, quindi le faccio un grande in bocca al lupo di credere sempre in se stessa e di non smettere mai di sognare perché niente è impossibile.